Ufficio della Beata Vergine Maria. Dalla liturgia delle ore, lodi mattutine. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Durante la Quaresima non viene detto. Inno. O donna gloriosa, alta sopra le stelle, tu nutri sul tuo seno il Dio che ti ha creata. La gioia che Eva ci tolse ci rendi nel tuo Figlio e dischiudi il cammino verso il regno dei cieli. Sei la via della pace, sei la porta regale. Ti acclamano le genti redenti dal tuo Figlio. A Dio Padre sia lode, al Figlio e allo Spirito, che ti hanno adornata di una veste di grazia. Amen. Cantico di Zaccaria, Luca 1, 68-79. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora media, o Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Durante la Quaresima non viene detto. Inno. Maria, che dal tuo Figlio nulla ti è mai negato, proteggi chi ti onora, aiuta chi ti implora, preserva i tuoi devoti dalle insidie del male. Abbiamo tutti orrore di ciò che offende Dio. Concedi al peccatore di lavarsi col pianto e così meritare il perdono divino. Fa che la nostra vita si modelli al Figlio tuo in povertà, purezza e mortificazione. Goda l'anima nostra di sostare in preghiera. Sprezzi i beni caduchi, cerchi il premio eterno. Deterso da ogni macchia, il nostro cuore arda di quell'amor che Cristo offre quanto perdona. A te, Gesù, sia gloria, nato da Maria Vergine, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli eterni. Amen. Vespri, o Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Durante la Quaresima non viene detta. Inno. Melodia gregoriana. Ave del mare, o stella, vivissima e lucente, Vergine tutta bella, porta del ciel splendente, tu che all'annunzio angelico mutasti d'Eva il nome, la pace a tutti porta e il nostro cuor conforta. Scioglici dalle strette crudeli del peccato, deschiudi gli occhi increduli col tuo raggio beato, mostra che ci sei madre e al tuo celeste figlio, nato per noi, rivolgiti col mite consiglio. Vergine bella e chiara, mondaci da ogni male, guidaci pure e casti incontro all'ideale. Al ciel tu ci accompagni dopo l'aspro cammino, perché vediamo a splendere con te l'astro divino. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e a te, Vergine Maria, per sempre, così sia. Cantico della Beata Vergine, Luca 1,46-55, esultanza dell'anima nel Signore. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Invocazioni. Tempo di avvento. In quel tempo di grazia, in cui insieme a Maria ci prepariamo ad accogliere la venuta di Dio in mezzo al suo popolo, rivolgiamo al Padre la nostra fiduciosa preghiera per la Santa Chiesa, perché sull'esempio di Maria sappia accogliere con docilità e amore ogni parola di Dio. Preghiamo. Dio nostro Padre, ascoltaci. Per gli uomini chiamati a governare i popoli, perché sappiano portare a compimento le attese di giustizia e di pace che sono nel cuore di tutti, preghiamo. Dio nostro Padre, ascoltaci. Per le madri del nostro tempo, perché guardando alla Vergine Maria, che attese e portò in grembo con ineffabile amore il Figlio di Dio, riconoscano il loro dovere cristiano di proteggere e di educare i propri figli per la Chiesa e la società. Preghiamo. Dio nostro Padre, ascoltaci. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, perché ottengano per l'intercessione di Maria serenità e salute, e sappiano offrire le loro sofferenze per l'annuncio del Vangelo a tutti gli uomini, preghiamo. Dio nostro Padre, ascoltaci. Per la nostra assemblea, perché ciascuno di noi, sotto la guida di Maria, cresca nella fede e nel desiderio di andare incontro al Signore, intensificando la preghiera e l'impegno delle opere buone, preghiamo. Dio nostro Padre, ascoltaci. Preghiera. O Dio, Padre misericordioso, esaudisci con bontà le preghiere che ti rivolgiamo per l'intercessione di Maria, che mediante il suo sì
è divenuta madre del tuo Figlio e madre della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tempo di Natale. In comunione con Maria, Madre del Signore, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, che donandoci il Figlio Suo per mezzo della Vergine Maria, ci arricchiti di ogni benedizione, diciamo. Ti preghiamo per la Chiesa, perché come Maria, con la luce e la forza del tuo Spirito, sappia orientare a te il cammino di ogni uomo, specialmente dei più smarriti e dei più lontani. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per tutti i popoli della terra, perché nel tuo Figlio, nato da Maria e fatto nostro fratello, riconoscano e accolgono la vera pace e l'unica salvezza. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per gli ammalati, per le persone sole ed angosciate, perché Cristo, luce delle genti, nato dalla Vergine Maria, dissipi le loro tristezze e trasfiguri la loro sofferenza in sacrificio a te gradito. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per tutti noi qui riuniti, che abbiamo ricevuto il dono inestimabile della fede, perché sull'esempio di Maria sappiamo metterci al tuo servizio per tanti che ancora non ti conoscono. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Preghiera. Ascolto, Padre, la supplica che sale da ogni cuore assetato di verità e di santità, e per l'intercessione di Maria Regina della Pace, benedici la Chiesa e tutta la famiglia umana, per Cristo nostro Signore. Amen. Tempo di Quaresima. Seguiamo decisamente in questo tempo quaresimale il Signore Gesù in cammino verso Gerusalemme per compiere fino in fondo la volontà del Padre. Ci sia di esempio e di aiuto Maria, umile ancella e discepola fedele. Preghiamo insieme e diciamo: Padre Santo, che hai dato a Maria la grazia di essere discepola della parola, ancor prima di essere madre del Verbo incarnato, dona a noi lo spirito dell'ascolto, per obbedire nella fede ad ogni cenno della tua volontà. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Padre buono, che hai affidato al cuore della Vergine Madre tutti gli uomini redenti dal tuo Figlio, dona a quanti lo seguono la capacità di vedere e condividere le angosce e le speranze di ogni uomo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Padre giusto, che hai associato Maria al sacrificio del tuo Figlio, sostieni quanti sono nella sofferenza, nella malattia e nella solitudine, perché possano sperimentare la gioia e la speranza che germogliano dalla croce. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Padre misericordioso, che nella memoria viva del nostro battesimo ci chiami a camminare verso la Pasqua, fa che guardando a Maria, madre e modello della Chiesa, ci lasciamo convertire a te, che attendi senza stancarti il nostro ritorno. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Preghiera. Padre onnipotente, che in questo tempo favorevole ci chiami alla conversione del cuore e al rinnovamento della vita, fa che a imitazione di Maria gustiamo la beatitudine di essere discepoli del tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Tempo di Pasqua. Fratelli carissimi, rigenerati a vita nuova dal sacramento del battesimo e della confessione, rivolgiamo a Dio la nostra preghiera, confidando nella materna intercessione di Maria, diciamo insieme, per la Chiesa, perché guidata dallo Spirito Santo alla piena conoscenza della verità, sulle orme di Maria, viva oggi la memoria delle parole e delle opere di Gesù,
e gli renda testimonianza con la santità dei suoi figli. Preghiamo per la santa resurrezione del tuo figlio. Ascoltaci, o Padre. Per l'umanità intera, sconvolta dal peccato, perché volgendo lo sguardo a Cristo Signore possa rinnovarsi nella luce della risurrezione ed esultare nel possesso della speranza del cielo, preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti coloro che hanno smarrito il senso della vita, perché oltre la notte del dolore, del peccato e della morte, sappiano scorgere con Maria la luce radiosa della risurrezione, preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, o Padre. Per noi qui presenti, perché impariamo da Maria ad accostarci con l'umiltà del cuore e l'obbedienza della fede al mistero di Cristo, per condividere la sua gloria celeste, preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, o Padre. Preghiera, Padre buono, tu che ascolti sempre le preghiere di quanti ti amano, per l'intercessione di Maria, nostra madre, fa che viviamo gli impegni del nostro battesimo, per gustare la gioia del banchetto pasquale, per i meriti del tuo figlio risorto dai morti, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Tempo ordinario, a scelta. Rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio Padre, che ha promesso di abitare nei cuori di quanti custodiscono, come Maria, la sua parola. Diciamo insieme: ti preghiamo per tutti i pastori della Chiesa, perché formati alla scuola di Maria Regina degli Apostoli, siano fedeli trasmettitori della tua parola e dispensatori instancabili della tua grazia. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per i popoli lacerati dalla guerra e dalle calamità, perché ogni uomo creda che la pace inizia con la conversione del cuore, per passare dall'egoismo alla generosità e dalla violenza al rispetto del prossimo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per tutti i cristiani, e in particolare per le anime consacrate, perché trovino in Maria la sorgente della pura gioia, vivano fedelmente la propria vocazione, dando al mondo testimonianza evangelico del paradiso. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per gli ammalati, perché in Maria trovino aiuto e conforto nel portare la croce della sofferenza e accettarla generosamente per la salvezza delle anime. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per noi qui riuniti, perché custodendo la parola che abbiamo ascoltato, diventiamo veri seguaci di Cristo e annunziatori del suo regno. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Preghiera. O Dio, fortifica in noi il desiderio del bene, sostienici nella speranza, rafforzandoci nella carità, per intercessione di Maria, che ci precede nel cammino della fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Riuniti in preghiera con Maria, nostra cara Madre, rivolgiamo al suo Figlio Divino la nostra umile e fiduciosa supplica. Diciamo insieme: Signore, che hai voluto assoggettarti alle cure materne della Vergine Maria, concedici di ricorrere con fiducia a lei in tutte le necessità della nostra vita. O Gesù, ascoltaci per amore della tua Santa Madre. Signore, che ti sei docilmente lasciato guidare dalla tua Santa Madre, concedici di imitare con amore di figli tutte le sue virtù. O Gesù, ascoltaci per amore della tua Santa Madre. Signore, che hai umilmente obbedito a Maria, fa che ascoltiamo con docilità le sue ispirazioni materne. O Gesù, ascoltaci per amore della tua Santa Madre. Signore, che hai voluto in Maria
la prima e più fedele discepola della tua parola di vita, donaci di accogliere con fede e amore il tuo Santo Vangelo. O Gesù, ascoltaci per amore della tua Santa Madre, Signore, che nella tua vita assecondasti con divina gioia tutti i desideri della tua Santa Madre, fa che prendiamo a cuore tutte le iniziative che promuovono la sua devozione. O Gesù, ascoltaci per amore della tua Santa Madre. Preghiera, Signore nostro Gesù Cristo, che con ineffabile amore ci lasciasti dalla croce la tua divina madre, concedici, te ne supplichiamo, di piamente ricevere il tuo dono e di vivere da veri suoi figli e apostoli. Amen. Riuniti in preghiera con Maria, nostra cara madre, rivolgiamo al suo Figlio divino la nostra umile e fiduciosa supplica. Diciamogli insieme, Signore, che hai voluto la Vergine tua madre ai piedi della croce, concedici di trovare in lei conforto in tutte le nostre pene. O Gesù, ascoltaci per amore della tua Santa Madre. Signore, che hai deposto nel cuore della tua madre tutto l'amore per la Chiesa, fa che sappiamo cercarlo in lei con generosità di figli e fede di credenti. O Gesù, ascoltaci per amore della tua Santa Madre. Signore, che hai mandato dal cielo sugli apostoli riuniti nel Cenacolo lo Spirito Santo da te promesso, dona alla tua Chiesa di vivere unita a Maria, per ricevere l'abbondanza del tuo Spirito. O Gesù, ascoltaci per amore della tua Santa Madre. Signore, che hai glorificato in corpo ed anima la tua Santa Madre, concedi a tutti gli uomini di giungere sul tuo esempio alla pienezza della redenzione. O Gesù, ascoltaci per amore della tua Santa Madre. Signore, che hai coronato Maria Regina dell'Universo, fa di tutti noi suoi sudditi fedeli e gli apostoli zelanti della sua maternità di grazia. O Gesù, ascoltaci per amore della tua Santa Madre. Signore Gesù, vivente in Maria, insegnaci a fare della sua presenza materna il luogo privilegiato del nostro incontro con te e con la Trinità Santissima. O Gesù, ascoltaci per amore della tua Santa Madre. Signore, che hai fatto della tua Santa Madre la nuova Gerusalemme celeste del tuo regno eterno, concedi a noi e a tutti i defunti di partecipare per sempre alla sua gloria. O Gesù, ascoltaci per amore della tua Santa Madre. Preghiera, Signore nostro Gesù Cristo, che con ineffabile amore ci lasciasti dalla croce la tua divina Madre, concedici, te ne supplichiamo, di pienamente ricevere il tuo dono e di vivere da veri suoi figli e apostoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questo ufficio è bello ripeterlo ogni sabato perché, come sappiamo, il sabato è il giorno della Vergine Maria ed è bello fargli questo dono. Un abbraccio a tutti. Dio vi benedica, vi liberi dal male e vi conceda ogni bene.